lo fa perché non vuole avere qualcosa di più. E quando è che ti ignorerà? Quando tu comincerai a cagare il cazzo, fondamentalmente, no? Se tu inizierai a cagare il cazzo, a dire, ma io al parcheggio del cimitero ci vengo una volta o due, poi voglio l'hotel a 5 stelle. Quello lì ti fa così e a quel punto lì, se tu insisti, quello ti ignorerà, quello si sgancerà, quello si staccherà. Quindi il rischio qual è? È soltanto che perdi del tempo fondamentalmente, no? Quindi se non vuoi perdere del tempo, cambia persona, salutiamo Pippoli. Trovati uno, non lo so, come magari una persona che di suo vuole sposarsi, vuole mettere su famiglia, vuole fare tanti bambini. Ma io voglio amo lui, io lo amo, io lo amo. Allora se lo ami, cazzi tuoi, sono solo cazzi tuoi. Cioè tu non puoi interagire con le persone sperando che queste persone si trasformino, perché veramente questo è il vero problema. Viversi una trasgressione è positivo, non c'è nulla di male, ma la trasgressione devi vivertela nel modo giusto. La trasgressione te la devi vivere nel modo giusto, perché se non te la vivi nel modo giusto, praticamente è come dire, non avrai tante chance, non avrai possibilità. Questa è la regola. Invece ci sono tante persone che non prendono atto della realtà e vivono di speranza. Vivere di speranza è la cosa peggiore che tu puoi fare, perché, come dire, chi vive sperando si dice muore cagando. E quindi prendi atto della realtà. Se una persona si vuole impegnare con te, certo, magari non si impegnerà la prima settimana, però ci sarà un crescendo, no? Dalla prima settimana, alla seconda, alla terza ci sarà un crescendo. Se la cosa resta livellata a un certo livello, è perché a quella persona gli va bene quel livello lì. Gli va bene quel livello lì, quindi o anche a te va bene quel livello lì, che sia parcheggio del cimitero, che sia quello che è. Se ti va bene, bene, se non ti va bene, cambia persona. L'unica cosa che puoi fare è di cambiare persona, perché è inutile sperare di cambiare una persona. Questo è l'errore più grave che si può commettere. Noi possiamo cambiare persona, ma sperare di cambiare una persona. Non c'è strategia di seduzione che funziona. Non c'è strategia di seduzione che funziona, non c'è strategia di seduzione che funziona. Ma adesso la metafora dell'hotel o il parcheggio del cimitero è una metafora per dire l'impegno che una persona vuole, l'impegno che una persona vuole. Non è il concetto di, come possiamo dire, non è il concetto di hotel o parcheggio del cimitero, perché vabbè, cambia poco, diciamo, no? Tra l'hotel e il parcheggio del cimitero, inteso nel senso di relazione, il tipo di relazione che una persona vuole avere. Se una persona vuole avere una relazione trasgressiva, punto, vuole quello. Poi, per carità, tutto può succedere, ma il grave rischio, cioè il grave rischio, il rischio è che perdi del tempo. È come dire, se tu vuoi una cosa dolce, è meglio che ti prendi subito una cosa dolce, non ti devi prendere una cosa salata. È come dire, è come se uno vuole una moto da strada e si compra una moto da cross e poi si lamenta che fuori strada va male. E allora cerca di trasformarla in una moto da strada. Una moto da cross è finalizzata, fa cross. Non sarà mai una moto da strada, neanche se ci prova, perché è predisposta a funzionare in un certo modo. Quindi questo è il concetto fondamentale, no? Quindi se una persona ti ignora e ignora le tue esigenze, è perché le sue esigenze sono diverse. Non c'è, diciamo, un afflusso, no? Quindi la maggior parte delle persone che si lamenta, ah, quello è uno stronzo, questo è qui, questo è là, è perché sei tu che hai accettato quella situazione nella speranza che cambiasse. Questo è il vero problema, è come quella che sta con uno sposato che spera che lasci la moglie. Ma certo, può farlo, magari lascerà anche la moglie, ma nella maggior parte dei casi, come si dice, campa cavallo che l'erba cresce, campa cavallo che l'erba cresce, no? Come dire, v'andrà le calende greche. Sapete, no? Le calende greche non ci saranno mai perché le calende in Grecia non c'erano e quindi le calende greche non esistono fondamentalmente. Per questo si dice finirà le calende greche, perché le calende greche non c'erano, quindi è un'utopia, no? E uno può sperare anche nell'utopia, ma questo è un concetto fondamentale. Quindi, se tu vuoi, diciamo, ottenere dei risultati. Esatto, sperava che lasciasse la moglie ed è diventata praticamente.